Volti distesi e sorrisi in sala stampa al termine del match tra Canicattì e Camarat. Il primo a presentarsi nel loft del Carrotto a Bordonaro è Renato Maggio, allenatore del Camarat. Intanto io sono contento dell'accoglienza del Canicattì. Poi io sapevo che non siamo noi quelli che possiamo andare avanti in Coppa perché c'ho un organico ridotto e giovane, di conseguenza era giusto, perché è giusto che il campo dice sempre la verità, che avanti andava il Canicattì perché ha un organico di rispetto, una società, una tifoseria che veramente può puntare in alto. Per quanto riguarda il mio camera, io sono felicissimo di aver disputato una gara a Canicattì con le 10 ragazze di Cammarata 2000-2001, dove sinceramente il primo tempo se la sono giocata, anche se il Canicattì ha avuto molta supremazia, però giocare con 5 juniores, altri 5 che sono entrati a Canicattì, questo mi fa sperare per il futuro. Io sono orgoglioso di allenare la mia squadra, il mio paese, e principalmente cercherò di dare un futuro ai miei ragazzi. Dopo aver fatto la doccia si presenta in sala stampa il mister del Canicattì Sebi Catania, molto rilassato. Sicuramente abbiamo fatto una partita a tratti migliore di quella dell'andata, però è anche il periodo per cui ci riteniamo soddisfatti, era importante passare il turno, l'abbiamo fatto facendo anche delle belle giocate, per cui andiamo avanti. Domenica è campionato, ancora il calendario non è uscito, uscirà martedì. Intanto la sua squadra continua sempre con la stessa logica, quella di avere una mentalità vincente. Noi sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare sempre e con molta attenzione, perché da queste partite io vedo le cose positive, però vado a lavorare su quelli che sono gli aspetti negativi, anche se pochi. Poi per quanto riguarda il campionato, noi lo sappiamo, noi dobbiamo avere la nostra anima, la nostra identità, dobbiamo solamente pensare ad arrivare a venire qui e pensare solamente a migliorare giorno dopo giorno, perché è quello che comunque ci aspetta di fare come lavoro. Oggi ha dato spazio anche a tantissimi ragazzi dalla panchina, era giusto così anche per vedere quanto valgono, credo. Ma guarda, io per natura ho un organico che non ho titolari e riserve, io ho soluzioni, per cui i ragazzi sono impegnati tutti, oggi era giusto farli girare. Abbiamo recuperato Tedesco che veniva da un periodo di inattività per un problema al tendine, oggi abbiamo recuperato anche Attardo che è un ragazzo del 99 che comunque ci dà buone soluzioni, e oltretutto ha giocato basso a destra che diciamo non è il suo ruolo naturale, ma il ragazzo si è impegnato moltissimo e ha fatto anche bene. E poi quando tu in panchina comunque hai delle soluzioni, come dicevo prima, come Cipolla, come Tedesco, come alla fine è giusto farli ruotare, è giusto fare minutaggio per tutti, per cui ci rendiamo soddisfatti, ma questa partita deve essere dimenticata subito perché abbiamo cose anche, non dico più importanti, ma cose importanti da affrontare.